Bentornati a un nuovo video, oggi un face painting, un body painting che ho fatto cercando di mettere insieme due cose che amo particolarmente, che sono gli scheletri, che lo sapete io sono pucciosa quindi li adoro, ne ho fatto anche uno da poco Rick Jenner, se l'avete visto, se no ve lo linko qua, e le galassie anche queste le ho fatte diverse volte, magari vi faccio andare, tanto che parlo, qualche foto così la vedete. E vi metto il link della farfalla ispirata alla galassia, che credo sia l'unico video sulla galassia che ho mai fatto. Comunque, ho cercato di mettere insieme queste due cose ed è uscito questa sorta di scheletro galattico, una roba del genere. Niente, io vi lascio il video se vi va e noi ci vediamo al prossimo. Ho già tracciato con una matita nera la sagoma degli occhi e del naso. Riempio utilizzando un long lasting nero nella palpebra mobile per una questione di tenuta e su tutto il resto uso un aquacolor nero. Con un ombretto nero opaco e utilizzo una matita nera per la rima interna, sia superiore che inferiore. Per il viso utilizzo dei supracolor rosa, fucsia, turchese, azzurro e blu, applicandoli un po' a casaccio. Qua un attimo di panico perché non capivo cosa stavo facendo. Per fissare i supracolor e per rendere i colori ancora più pieni utilizzo degli ombretti e dei pigmenti dello stesso colore della base. Thank you.
pennello da sfumatura abbastanza ampio, sfumo bene i colori tra di loro. Con un acquacolor e un pennellino sottile realizzo i dettagli degli occhi. Con un ombretto nero opaco faccio delle sfumature intorno agli occhi e al naso. Ora comincio a disegnare mandibola e i denti. Utilizzo dell'ombretto nero, un acquacolor sempre nero e per i punti luce un supracolor bianco. Qualche crepa sulla fronte utilizzando sempre dell'acquacolor nero e un pennellino sottile. Color bianco realizzo tanti piccoli puntini che sarebbero poi tutte le stelle della galassia. E infine, per simulare ancora di più la galassia, faccio tanti piccoli schizzi bianchi utilizzando un acquacolor e uno spazzolino da denti. Tocco finale, realizzo qualche stella sempre con l'acquacolor bianco e niente, il face painting è terminato. Non ho registrato la parte finale perché non avevo più batteria e poi comunque il tutorial sarebbe durato una vita. Io spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video.